puntata del Giardino della Pedagogia. Io sono Maressara Della Valle, sono una pedagogista e un'educatrice. Veniamo al senso educativo, all'aspetto quindi pedagogico, alle riflessioni in questo senso. Il richiamo educativo viene dal fatto che bisogna fare molta attenzione nell'utilizzo dei nostri dati, in cosa inseriamo, che cosa, come lo utilizziamo, come funzionano gli algoritmi dei diversi social, che cosa ci viene proposto e tante cose nella quale spiega il libro. E tra virgolette colpa nostra, nel senso che delle volte anche noi magari ci soffermiamo su determinate input, determinati aspetti che ci vengono proposti, perché magari abbiamo sempre guardato quella determinata categoria. Per esempio, abbiamo sempre guardato dei contenuti relativi al cibo, dei contenuti relativi all'aspetto del gossip, delle celebrità o dei film, del teatro, legati comunque anche al giardinaggio, perché no, determinati appunto aspetti o al mondo dello shopping ci vengono sempre costantemente proposte a seconda appunto di ciò che guardiamo noi, che nel quale appunto l'algoritmo stesso le interpreta come delle nostre preferenze. Quindi anche noi dobbiamo cambiare. È anche vero che poi tanti contenuti proposti sono anche relativi appunto all'odio. Questo è un po' anche qui l'aspetto che è sempre legato un po' anche a come usiamo noi i diversi sistemi, dispositivi e social, perché spesso quando anche commentiamo, quando anche ci relazioniamo, interagiamo con questi sistemi, non sappiamo molte volte come utilizzarli. Soprattutto questo è molto forte, molto evidente negli adulti. Quindi richiama questo, richiama un forte senso di responsabilità nell'utilizzo corretto dei dispositivi, dei social media, di internet, e richiama anche al fatto appunto di una educazione in questo senso, di una maggiore attenzione e di conoscere come funziona la nostra società. Siamo purtroppo, ma comunque siamo di fatto immersi in questo senso. È necessario un uso veramente consapevole e corretto, conoscere come funzionano e saper mettere anche dei filtri, soprattutto se questi dispositivi vengono utilizzati dai minorenni, dai nostri figli. E soprattutto rivela anche una forte preoccupazione, oltre a quell'aspetto che vi dicevo, che poi determina appunto il cyberbullismo, la devianza e appunto le diverse paure, difficoltà o disturbi anche legati alla globalizzazione. Serve veramente una educazione anche all'uso delle nuove tecnologie, soprattutto io mi soffermo e rifletto negli adulti. Alla prossima!